Chiesa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Ospite nei nostri studi il direttore tecnico della Nazionale Azzurra, Riccardo Trellini, che ringraziamo per aver raccolto l'invito. Un saluto a Matteo Aldamonte, pronto ad illustrarci. Buonasera. Cosa è avvenuto nel massimo campionato maschile e femminile nel weekend che abbiamo appena messo alle spalle. Intanto con Riccardo Trellini è già cominciato il countdown in vista del doppio impegno con la Slovacchia, coach. Sì, sarà una settimana importantissima per la nazionale italiana, soprattutto perché in questa settimana giochiamo due volte con la Slovacchia, che è una delle nostre avversarie in questo girone di qualificazione. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, ad aprile, tutto questo ad aprile. Tutto questo ad aprile, ma bisogna già cominciare a pensare all'organizzazione del raduno e sicuramente monitorare tutti i giocatori che saranno papabili. Due partite, 120 minuti, un solo avversario, si gioca tutto e per questo credo che vanno lasciati un po' da parte discorsi di progetti, di futuro, di prospettiva. Direi che se dobbiamo lasciare dietro una squadra, in questo momento è la Slovacchia. Giocando contro di loro in una sola settimana vale chi sarà più in forma, né carta d'identità né altro. Intanto ha messo sul tavolo già un argomento interessante il nostro Riccardo Trellini, che avremo poi modo di approfondire nel corso della nostra trasmissione. Io direi di partire però con il massimo campionato maschile. C'è un risultato, abbiamo registrato un risultato sorprendente, ma non troppo forse. Dopo 13 partite ha perso il Bolzano, dopo 13 partite di imbattibilità, come dicevi tu non è una sorpresa in realtà l'avversaria che ha battuto il Bolzano, perché è stata il Pressano, squadra che si candida a pieno titolo ad arrivare nelle zone alte della classifica e a mantenere quella che è la sua posizione, terzo posto attuale. Vediamo il servizio. La 14ª giornata ha tolto al campionato di Serie A1 maschile anche la sua ultima certezza. Il Bolzano incappato nella prima sconfitta della sua stagione dopo una serie di 13 risultati utili consecutivi. Autrice del capolavoro, peraltro in trasferta, è probabilmente la squadra più in forma del campionato. Il Pressano, allenato da Branko Dumnic, quest'ultimo profondo conoscitore della Serie A1 di casa nostra, è abilissimo nel tirare fuori il massimo da una squadra che ora viaggia con il vento in poppa. Certo, i picchi del Pressano fanno notizia, ma almeno tanto quanto la costanza del Cassano Magnago, metodico, infallibile e ancora al secondo posto, battuto anche Cingoli all'attacca. E sabato c'è la prova più difficile al Palavis, scontro diretto da brividi proprio nella tana di Pressano. Torna finalmente in campo anche la Junior Raffasano, che sabato prossimo se la vedrà davanti al pubblico amico contro un Trieste apparso in crisi di gioco e di risultati dopo la sfida persa in casa contro Conversano. È stata una settimana di riflessioni quella che hanno vissuto il tecnico Puccelli e i suoi ragazzi, mentre il morale si è decisamente alzato alla Pala San Giacomo. Qui il Conversano e Tarafino attendono la visita del Bressanone, una delle avversarie in grado di strappare punti ai vice campioni d'Italia nel girone di andata. Le posizioni che partono dagli 11 punti del Merano e finiscono ai 4 del Bologna racchiudono tutte le insicurezze, le tensioni, le paure di chi lotta per salvarsi. I Diavoli Neri, rinvigoriti dai due punti centrati sabato scorso, fanno visita ad un Cologna invece in caduta libera. Ma la sfida salvezza per eccellenza si gioca in terra laziale, dove Gaeta ospita Bologna. Occhio anche alle altre due sfide in calendario. Siena riceve la visita di un Bolzano deciso a non concedere altre chance di rimonta alle inseguitrici, mentre alla Pala Quaresima il Cingoli se la vedrà con il Foggia, amareggiato dalla sconfitta all'overtime per mano dei senesi allenati da Fusina. Bene, tra poco ascolteremo i commenti registrati dal collega Walter Tanto proprio al tema della partita Bolzano-Pressano. Intanto ti chiedo, Riccardo, se è da considerare, da catalogare come una sorpresa la vittoria del Pressano a Bolzano. Ma in realtà sì, perché il Bolzano ha fatto sempre bene. Però c'è una variabile molto importante secondo me nel Bolzano, che quando Volarevic non è in splendida forma non hanno un'alternativa tecnicamente valida per poter vincere certo contro il Pressano. E dalla stessa parte il Pressano ha un portiere super che in alcune giornate
chiude la porta e probabilmente questo è stato un fattore importante. Cioè San Paolo Volarevic sì. È stata quella un po' la chiave, la super prestazione no, di San Paolo dire, però... Non voglio dire questo, questa è una variabile importante, ma è capitato che in questa giornata Volarevic sia stato sottotono e San Paolo invece molto bene. Più la squadra del Pressano non è, non mi sembra una delle ultime squadre, anzi è ben preparata e ben attrezzata, per cui non è stata una sorpresa, anche se il Bolzano avrebbe dovuto vincere. È una variabile anche il tuo corazziere argentino nella difesa del Pressano? Direi di sì, perché ha avuto Argentin ha avuto bisogno di più tempo per essere stato integrato in squadra e ora lo vedo giocare in maniera costante con il Pressano e apporta velocità, grinta e peso e statura, per cui in una difesa come quella del Pressano è stato sicuramente importante. Come hanno accolto, oltre alla partita, il risultato del campo, le due sponde, Matteo? Beh, chiaramente Dumnic non poteva che essere soddisfatto, un po' meno Dejan Turković, che su questo tema, legato a Volarevic, ha legato a doppio filo un po' quelle che sono le criticità. Ha detto una cosa interessante: Volarevic è in grado di nascondere altri problemi del Bolzano. Ascoltiamoli e poi ne parliamo. Abbiamo lavorato tante cose durante stagione, abbiamo lavorato bene. E devo fare complimenti ai ragazzi, non per impegno non mancherà mai, ma oggi siamo stati proprio disciplinati, una squadra organizzata che ha gestito bene la partita. Proprio in attacco abbiamo gestito bene, non abbiamo perso tanti palloni e credo che abbiamo meritato questa vittoria. Sì, è arrivata la prima sconfitta, non direi contro una squadra che nessuno si aspettava, ma il problema è come è arrivata e il modo in quale abbiamo giocato noi soprattutto. Loro, complimenti a loro, ma noi eravamo senza idea in attacco, con uno in più, con uno in meno. Penso che neanche un settore della partita è andato come si deve e oggi per la prima volta abbiamo visto quanto significa Mate anche per noi, perché l'unica partita dove lui era sotto il livello come di solito, e a noi significa tanto. Vorrei dire che spesso ci nasconde tanti nostri punti deboli. Onestissima la disamina di Dejan Turković, no? Sì, è già pronto per fare l'allenatore. È un giocatore già competente, sa fotografare qual è la situazione in campo. Alle spalle invece, alle spalle del Bolzano, c'è il Cassano, poi il Pressano e poi, Matteo? Il Conversano, che è tornato a vincere, ha scacciato via i fantasmi che arrivavano dall'ultima sconfitta del 2018 e contro il Merano in casa e quella di inizio 2019. Proprio per mano del Bolzano è andato a vincere una partita sentitissima dalle due tifoserie al Palachiarbola di Trieste. Stabellini ha commentato con soddisfazione naturalmente la vittoria del Chiarbola. Reazione doveva essere, reazione è stata. Sì, devo dire che hai già descritto tutto, insomma una brutta batosta dal resto quella di Bolzano, e penso che oggi abbiamo dato una bella dimostrazione, soprattutto in difesa, credo. E sì, dai, è solo la prima, no? Adesso bisogna dare continuità al lavoro per essere decisivi, però dai, è stata una bella dimostrazione di forza, credo. Coppa Italia, quarti di finale da brividi, derby subito con il Fasano. Sì, ci siamo complicati la vita un po' da soli, perché dalla parte sinistra del tabellone ci siamo noi, Fasano, Bolzano, quindi è un po' come l'anno scorso, diciamo, no? Quando abbiamo fatto la Coppa Italia con Bersano. Sì, noi purtroppo ci siamo complicati la vita da soli, arrivando quarti, tanto la formula così a tre giorni, si sa che per vincere la Coppa Italia devi vincere tre partite su tre, quindi che la prima sia contro Fasano, contro un'altra squadra, a noi cambia poi poco, no? Dobbiamo cercare di arrivare pronti fisicamente, credo che stiamo lavorando bene. Avremo modo poi di approfondire i discorsi legati alla Final Eight Coppa Italia maschile, che si disputerà a marzo proprio alla Palachiarbola di Trieste. Ora, con l'ausilio della regia che ci propone la classifica e i risultati maturati nel turno appena trascorso, oltre che il prossimo turno, chiedo a Riccardo Trilini, che conosce e segue con attenzione il massimo campionato: ti attendevi un equilibrio così smaccato, evidente, insomma tangibile, guardando i numeri e anche la qualità delle prestazioni? No, sicuramente circa il 50% di partite del massimo campionato sono terminate con meno di 3 gol di scarto, ecco, il 47%. Questa è la grande sorpresa e il grande aspetto positivo da un punto di vista tecnico.
che ci fossero 4-5 squadre che potessero lottare, ce lo spiegavamo, non era così sicuro, però diciamo che le squadre si sono attrezzate per far meglio dell'anno scorso. Ma il bilico che c'è in ogni partita, questo è troppo importante. Io sabato sono stato anche a vedere l'ultima in classifica, il Bologna che giocava contro il Cologne, e il Bologna ha avuto due nuovi giocatori, per cui ancora è in vita. Direi che il Bologna ultimo in classifica può ancora vincere parecchie partite, questo è fenomenale. Vabbè, è fenomenale. L'impatto di Pereira sul rendimento del Bologna è stato importante. Sì, al di là dei gol, lui ha fatto 12 gol sabato, ma soprattutto quello che ha reso possibile la vittoria del Bologna, a mio modo di vedere, è quando il Cologne l'ha marcato a uomo. Prima non succedeva, se hai un giocatore che viene marcato a uomo, questo dà più spazi agli altri, e in quella fase del gioco Re Calbuto e Riccardi hanno preso in mano la squadra e così con Leban l'hanno trascinata alla vittoria. Senti Riccardo, volendo escludere i primi campionati europei, no? Quindi togliamo Bundesliga, campionati francese, spagnolo, la Sobal, cioè il livello medio di questo campionato è così tanto distante dalla media europea, escludendo chiaramente il Gotha della pallamano, però parliamo di campionati nazionali, non di nazionali. No, sicuramente. Perché spesso, insomma, no, ma poi c'è da fare giocatori anche più rappresentativi delle nazionali top giocano all'estero, non giocano nel proprio paese. Sì, io dicevo il livello medio. Io direi anche di più, che a molti dei nostri giocatori, sia che giocano in nazionale che non, potrebbero benissimo giocare in Asobal o in Pro League o nella seconda. Già, ma molti di più lo potrebbero fare. E spero che questo possa accadere al più presto, perché ci considereranno in maniera diversa e non sempre come gli ultimi della classe. E questo poi approfondiremo il discorso, potrebbe aiutare anche la tua nazionale, poi spiegheremo perché. Matteo, cosa ci attende nel prossimo turno? Vediamolo, con l'aiuto della grafica, soprattutto partita interessante, quella che riguarda il Fasano che torna in campo, è la prima del 2019 per i campioni d'Italia che affrontano Trieste, sfida salvezza tra Gaeta e Bologna United, Cingoli che ospita poi il Fondi, anche con Versano-Bressanone è una partita interessante, ricordiamo all'andata 27-27 in casa degli ottotesini. Bolzano proverà a rifarsi in casa di Siena, Bressano, Cassano Magnago, altra super partita, sfida tra la seconda e la terza con la possibilità per il Bressano eventualmente di scavalcare proprio il Cassano Magnago e Cologne Merano. Ricordiamo poi in classifica generale che l'Acqua e Sapone Fasano deve recuperare due partite, giusto? Esatto. Affrontiamo ora il discorso maglia azzurra, però lo facciamo ascoltando prima il cronista Matteo Aldamonte, che è stato testimone oculare dell'impegno, del doppio impegno della tua nazionale in Croazia, per capire, Matteo, ecco, da un punto di vista proprio giornalistico, cosa è emerso in quella trasferta, in quel doppio impegno Montenegro-Croazia. Io penso che siano partite che danno modo, soprattutto quella con la Croazia, di prendere coscienza delle proprie potenzialità al di là di quello che abbiamo visto in campo da parte della Croazia, perché io penso che la Croazia a un certo punto abbia davvero dovuto alzare il livello della sua partita, perché davanti a tutto quel pubblico stava rischiando che la partita si girasse nel modo sbagliato. Invece dal nostro punto di vista, secondo me l'Italia davvero ha messo in evidenza delle ottime individualità, dei giocatori che possono fare bene in vista della partita, del doppio confronto contro la Slovacchia. E allora, doppio confronto con la Slovacchia, ne parlavamo proprio in apertura di trasmissione, Riccardo, è già scattato il conto alla rovescia, per quanto le due gare si giocheranno in una settimana ad aprile, quindi mancherebbe un po' di tempo, invece non è così, perché stai già lavorando solo con il tuo staff per scegliere gli uomini migliori, perché io credo che queste siano partite da affrontare con gli uomini migliori, perché sono le partite che decidono questo girone per l'Italia. È chiaro che tutto il periodo che abbiamo passato insieme è servito anche per avere uno spirito di squadra, una filosofia di gioco, conoscere i sistemi di gioco. Però dobbiamo anche dire che a volte le nostre scelte sono state dettate anche dalla non completa disponibilità di alcuni giocatori. Questo io credo che è un dato che bisogna rimarcare, no? Perché a volte ci si chiede, insomma, la ratio di certe convocazioni o di mancate convocazioni. Certo, perché a parte che ognuno di noi ha le sue opinioni, oltre a questo, sei pagato per scegliere. Quello che voglio dire è questo, che a volte dietro delle mancate convocazioni c'è anche la non
completa disponibilità del giocatore, di alcuni giocatori che non è che non vengono perché non hanno voglia, e questo ci tengo a dirlo, ma perché non lavorano, perché non tutti fanno... Capita spesso, Riccardo? Capita spesso, e come in questo caso con la Slovacchia, ecco, potremmo invece cosa potrà succedere? Attingere ad alcuni giocatori che generalmente sono costretti a rifiutare, ma magari adesso spinti un po' dalla voglia di fare un bel risultato, essendo tutto concentrato in una settimana, potrebbero essere anche disponibili. Per questo dico che sì, un discorso di squadra va sempre tenuto in prim'ordine, ma l'inserimento di alcuni giocatori non dovrà scandalizzare, perché se saranno in forma e potranno aiutare a una vittoria secca, le convocheremo. Per cui... Ecco, come sposi questo discorso, più che legittimo, considerando l'importanza della partita e la necessità da parte dell'Italia per nutrire qualche speranza di qualificazione, la necessità di dover battere la Slovacchia, non una, credo due volte, sia all'andata che al ritorno, con il progetto e, se vogliamo, anche tra virgolette l'esperimento fatto in Croazia, Matteo ne parlava, dove invece hai attinto a piene mani dai millennials. Ma allora, ritornando alla Slovacchia, innanzitutto non stiamo parlando dell'ultima squadra, ma sicuramente nel trittico tra Russia, Ungheria e Slovacchia è la squadra che con più possibilità di fare risultato. Secondo, quello che non dovrà mancare, anche se, convocando qualche giocatore diciamo extra, sarà la difesa, perché come avete visto con la Croazia abbiamo dimostrato di saper reggere l'urto di giocatori all'inizio demotivati, ma poi durante la partita, come ha detto Matteo, si sono anche gettati su delle palle tipo Duvniak o Sindrić, che per recuperare una palla si sono tuffati, e non è una cosa da poco. Ecco, questo nucleo difensivo va mantenuto, anzi forse direi che stiamo cercando proprio un quarto difensore grande e veloce. Porte aperte. No, non è porte aperte, sarà sempre porte aperte, però mentre in Croazia potevamo anche pensare a un discorso di futuro, quindi cominciare a provare i gemelli Mengon e capire il loro livello, soprattutto fisico, un Bortoli che offre alternative in difesa importanti con una 5-1, potevamo permetterci una sperimentazione. Io direi che con la Slovacchia non è questo l'obiettivo, e dobbiamo non pensare al futuro della squadra nazionale, ma al momento, a questa settimana. Parlavi di Croazia che è già tornata a casa. Nelle due settimane che hanno oscurato in Germania e in Danimarca il calcio, e questo è un dato acclarato, perché i mondiali di pallamano hanno veramente monopolizzato le attenzioni generali, non soltanto del tanto pubblico presente, ma anche dei mass media. Matteo. Il dato importante che ricordiamo ogni settimana, ma è davvero indicativo, 850.000 biglietti venduti, è veramente un numero impressionante. Sì, Croazia che ha dovuto salutare il tabellone delle semifinali, è in corsa comunque per i giochi olimpici, lo ha salutato nella partita decisiva, quella che di fatto l'ha eliminata matematicamente, contro la Germania padrona di casa alla Lanxess Arena di Colonia, davanti a 20.000 spettatori, ma con un episodio particolare in direzione arbitrale così. Vediamo prima il video e poi ne parliamo. Carico dietro la schiena, Strelec, il tiro, fondamento fischiato alla Croazia e palla recuperata dalla Germania. Si protesta intanto sulla panchina. Così. Così. Questo sfondamento fischiato a Karadžić. Ultimo minuto. Era il primo difetto. Dibattito è aperto su questa fischiata. Cos'è successo poi dopo? Che innanzitutto Cervar non ha voluto dibattito. Vediamo le dichiarazioni, perché ha parlato chiaramente di rapina, ha chiesto addirittura di essere radiati per gli arbitri, di essere eliminati dall'albo degli arbitri della Federazione Internazionale. E invece, a grande sorpresa, gli arbitri poi, che tra l'altro sono danesi,
per un mondiale che si gioca in Germania e Danimarca e si decideva la diretta concorrente di fatto in semifinale della Danimarca. Vabbè, e gli arbitri hanno ammesso l'errore e questa è una cosa che secondo me in Croazia ha fatto arrabbiare ancora di più. Sì. Perché eccola. Ha fatto outing, ha confessato, no? Sì, su quello sfondamento. Dicendo addirittura non ho dormito la notte. Ripensando a quell'errore. È gravissimo, rende ancora più amara la sconfitta. Circostanza del genere. Sicuramente posso capire il disappunto per questa fischiata perché obiettivamente non sembrava sfondamento e in quel momento nessuno l'avrebbe dovuto fischiare, però è pure vero che poi analizzando la partita ci sono stati anche altri errori che hanno permesso alla Croazia di tornare in partita. Questo è stato più lampante, evidentemente. È anche grave, però c'è da anche ammettere che la Croazia aveva meno giocatori e secondo me è stato questo il fattore determinante. Al di là del singolo episodio, la proposta emersa in questi mondiali che non si sono ancora conclusi, ricordiamo domenica la finalissima, peraltro in diretta qui su Sport Italia, poi vi daremo tutte le coordinate. Dicevo, la proposta emersa in questa vetrina mondiale della pallamano. Che tipo di proposta? La proposta di gioco. Ma innanzitutto si sono visti molti più cambi attacco e difesa rispetto a prima e forse è dovuto che in un certo momento le squadre non spingono molto e quindi squadre tipo la Spagna, la Macedonia, a volte la Danimarca continuano a effettuare due o tre cambi, questo vuol dire che si specializza di più. Poi si cominciano a vedere le difese 5-1, cosa che era un po' meno frequente in passato. Direi questi due aspetti in maniera... È una tua favorita? La favorita per la vittoria finale? No, direi che vincerà la Danimarca. Vincerà la Danimarca. La tua favorita, Matteo? Anche secondo me vincerà la Danimarca. Sì. Volevo chiedere invece a Riccardo una cosa. Brasile che batte tre europee, tra cui la Croazia... Non è più solo europea la pallamano? No, io l'ho vista in diretta e il Brasile visto dal vero veramente... Gran portiere, Ma ha due grandi portieri, ma soprattutto ha una struttura fisica in tutti i giocatori importantissima e credo che la Danimarca, la Croazia abbia sottovalutato questa partita come spesso fa, però a mezzi tecnici e fisici per vincere. Però c'è da dire anche questo, che molte delle altre squadre che sono arrivate ai mondiali sì, sono forti, ma non sono impressionanti. E questo fa veramente rabbia, perché per noi europei riuscire a fare questa scalata e arrivare... Così pochi posti a disposizione. Esatto. A questo tra l'altro, c'è una proposta della Federazione Internazionale di allargare a 32 squadre. Proprio per dare più spazio alle europee. È giusto che queste squadre partecipino, perché la pallamano si deve sviluppare soprattutto in Asia, in Africa, in America del Sud, del Nord, benissimo. Però fa rabbia perché vedi veramente un livello che tu potresti affrontare benissimo. E quindi l'acquolina... Bene, insomma, mi sembra uno stimolo interessante questo. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali e poi ritorniamo di nuovo in studio. Il tennis non ti basta mai? Affrettati allora! Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi, è tennis. Let's spend the night, together. Bene, dobbiamo correre, accelerare. C'è da ragionare, da analizzare invece quanto è successo e quanto succederà nel massimo campionato femminile, Matteo. E anche tra l'altro lì... siamo anche in prossimità della Final Eight di Coppa Italia. Esattamente, non è stato un weekend brillantissimo in generale per le altoatesine, abbiamo detto di Bolzano, pareggia Bressanone senza Giada Babbo e Salerno impatta rispetto al primo posto del servizio. Fermi tutti perché è tempo di rimescolare le carte. L'undicesima giornata consegna alla Serie 1 femminile un nuovo duo in vetta. Sì, perché al fianco di Bressanone c'è ora Salerno, entrambe a 20 punti, altoatesine e campane. Accade tutto nel giro di pochi istanti tra la vittoria delle campionesse d'Italia larga contro il Flavioni 28-15 fino al ben più emozionante pareggio del Tacca, dove Bressanone lascia un punto alle padrone di casa del Cassano Magnago. L'eroina di giornata è Milizia
Nikita Milosevic. Il portiere delle Lombarde para a tempo scaduto il rigore decisivo di Sandra Federspieler. Bressanone, che attende di recuperare Babbo, vede fermata ora una corsa che aveva portato a 7 vittorie consecutive. Oterzo intanto è lì aggrappata, a un punto appena dal primo posto, missione compiuta a dosso buono, 27-20 derby veneto conquistato senza troppi patemi in casa delle Scaligere, dove brilla la stella di Arasai Duran, autrice di 13 reti e sempre più in forma Coppa Italia. A proposito, sabato si giocano le ultime gare prima della kermesse che dall'1 al 3 febbraio assegnerà proprio ad Oderzo il primo trofeo del 2019. Sarà il 12° turno stagionale, utile per rodare meccanismi ed assetti, ma anche per provare a compiere qualche passo in avanti in una classifica dove tiene banco la lotta per rientrare in pool playoff. Per questo motivo, Casalgrande, Cassano Magnago e Ferrara Dosso Buono sono da considerare sfide centrali nel calendario. Allora Riccardo, un campionato molto interessante, anche quello femminile, sicuramente più interessante rispetto a quelli appena passati agli archivi, con tre squadre racchiuse in un solo punto, chissà, domenica, sabato peraltro c'è il big match tra Brixen e Salerno, in caso di pareggio dovesse fare il risultato pieno o terzo ci sarebbero addirittura tre squadre al primo posto. Questo per dire bene, quanto equilibrato sia. Bene, questo grazie soprattutto al Bressanone che ha saputo allestire una ottima squadra, ben guidata. E infatti direi che anche l'esito della prossima partita con il Salerno dipenderà un po' dal recupero di Giada Babbo. Che quanto è importante, tantissimo. O è stata importante fino a questo momento? Ma diciamo che il Bressanone ha comunque una struttura difensiva per potersi appunto difendere e poter vincere una partita, ma non dobbiamo dimenticare che Giada è una fortissima alla sinistra, che dà l'efficacità alla difesa perché è sempre presente in contropiede, per cui per me è un elemento importantissimo il suo recupero. Prossimo turno, dicevamo Matteo, c'è il big match. Beh, chiaramente tiene banco la partita tra Bressanone e Salerno, grafica per fare il punto, capire cos'altro ci aspetta. Flavioni che affronta la Leonessa Brescia, Ariosto Ferrara e Vemplas Dosso Buono, anche questa è una partita molto importante in chiave pool playoff, dove si è rilanciata peraltro il Cassano Magnago, che fa visita alla Casalgrande Padana a chiudere Leno Oderzo. E poi c'è anche il confronto tra Dosso Buono, tra Ferrara e Dosso Buono, perché sono tutte e due appaiate al quarto posto. Esatto. Quindi insomma non mancheranno davvero i motivi di interesse, anche in vista poi del raggruppamento finale dei playoff scudetto. Qui accederanno le prime 6 squadre. Siamo ai saluti, non prima però di aver ricordato un po' gli appuntamenti che ci attendono nel fine settimana, perché il palinsesto è ancora più ricco del solito. Si comincia, vediamolo in grafica, con le semifinali dei campionati mondiali in diretta su Palamano TV domani alle 17.30 e alle 20.30, poi sempre su Palamano TV tutta la trafila delle gare del fine settimana dei campionati di A1 maschile e femminile, e la finale mondiale soprattutto su Sport Italia domenica alle 17.30. Una buffata, Riccardo, eh? Bene, non si esce da casa. Non si esce da casa, insomma, ce n'è veramente per tutti e per tutti i gusti. Pallamano internazionale, pallamano nazionale, soprattutto confronti che decideranno molto in chiave classifica generale. Grazie. Grazie a voi. Riccardo Tridini, avremo modo ancora di averti ospite proprio avvicinandoci a questo doppio impegno con la Slovacchia. Grazie a Matteo Aldamonte, che ritornerà domani in diretta con le telecronache delle gare dei mondiali, e poi domenica finalissima sempre su Sport Italia, grandissima esclusiva della nostra emittente in collaborazione con la FIGH. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci. All'incrocio dei pali, un gol pazzesco!